Gesù, fonditi in me ed io mi fondo in te. Gesù, facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore, per potermi fondere nei desideri, nella volontà, nell'amore di tutte le creature, affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. E poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue, per potermi fondere in tutte le particelle delle creature, per darti per tutte quell'amore, quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano. E ti chiedo di suggellare questo mio atto, Gesù, con la tua benedizione, per me e per tutti. Vita mia, Gesù, mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità, parte per parte, perché la tua umanità per centro di vita la divina volontà, e chi vive in essa vive in questo centro diffondendo luce dovunque e a tutti. Fondo quindi, mio Gesù, la mia intelligenza nella tua intelligenza, la mia memoria nella tua memoria, la mia volontà nella tua divina volontà. Fondo il mio sguardo nel tuo sguardo, il mio fatto nel tuo, Gesù, la mia voce nella tua voce, il mio udito nel tuo. Fondo le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere, il mio palpito e respiro nel tuo palpito e respiro, la circolazione del mio sangue, nella circolazione del tuo sangue, o mio amato Gesù. Ecco, carissimi, questo era quello che si chiama tecnicamente l'atto di fusione, che è una preghiera particolare con cui si intende, si desidera, si vuole realizzare quella particolare operazione spirituale, che è la fusione della nostra volontà umana con quella divina. Sono termini un pochino impegnativi. Allora, prima di entrare un po' negli argomenti di questa sera, che sono il completamento di quello che ho iniziato a dire la settimana scorsa, perché mi hanno invitato a parlare appunto di questo dono della divina volontà. C'è un altro appuntamento domani sera a Santa Cristina, dove il caro amico Don Pierpaolo presenterà la figura biografica di quella santa donna, adesso serva di Dio, di cui è in corso il processo di beatificazione, che ha ricevuto, ecco, queste rivelazioni di Gesù contenute in 36 volumi di quello che si chiama il Libro di Cielo, dove Gesù gli ha parlato ampiamente. Voi capite che 36 volumi è un materiale, insomma, non indifferente, di questo dono della divina volontà. Io, per introdurmi, anche per chi non mi conosce, racconto sempre un fatto autobiografico. La prima volta che mi parlarono di questa cosa fu diversi anni fa, mi dissero: ma hai letto gli scritti di Luisa Piccarreta sulla divina volontà? Io dico: no. Ah, ma sono bellissimi, guarda, devi leggere, perché dice la divina volontà a destra e a sinistra. Io sento questa cosa, dico: sì, per carità, nessuno lo mette in discussione, ma ho già letto tanti libri, tanti santi. Dico, insomma, tutti sappiamo che dobbiamo fare la divina volontà, credo, no, insomma, se lo insegniamo fin dal catechismo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, da quando siamo nati, lo ripetiamo in continuazione. Quindi dico: ma che saranno mai queste cose? Gli diedi un'occhiata, e lo dico a mia vergogna, dico: io adesso parlo spessissimo di Dio. Niente di che, niente di così interessante, perché chiaramente non gli si può dare un'occhiata volante, no? E invece, quando qualche anno fa rientrai in contatto con questi scritti, compresi che non è, a Roma si dice niente di che, ma invece qualche cosa di veramente, diciamo così, fuori del comune, grande, ecco, importante, non è semplicemente e solo, anche se è anche questo ciò che tutti i maestri di spirito, tutti i santi ci hanno insegnato, no? Che se uno vuole diventare santo, dice: voglio diventare santo, che devo fare? Impara a fare la volontà di Dio, detto proprio in due parole, perché i santi hanno fatto la volontà di Dio in grado eroico, questi sono i santi, nient'altro che questo. Però c'è qualcosa di più, cioè, altrimenti Gesù, evidentemente, siccome Gesù è una persona intelligente, credo, a differenza di noi, non parla pampere, non fa cose inutili, non avrebbe per 40 anni parlato di questa cosa, capite? 40 anni sono tanti, sono, no? E quindi
materiale, insomma, che adesso c'è la causa di beatificazione, come sapete, quando uno deve diventare santo, in congregazione della dottrina della fede, si devono leggere tutti e 48, 36 volumi, cioè, se qualcuno deve leggere rico per rico, parola per parola, perché deve confermare che non c'è niente di contrario alla fede a quello che insegna la Chiesa, quindi ecco, buon lavoro, insomma, no? Io sono 3 anni che li sto leggendo e sono arrivato a quasi alla fine del 35esimo, quindi ormai, insomma, più o meno, almeno qualche cosa, insomma, dovrei sperare di sapere quello che dico. Allora, a Ortisella, la settimana scorsa, cominciando a presentare questo dono, ecco, io ho, diciamo, detto 2 o 3 cose importanti. La prima cosa è che quello che Gesù rivela, adesso non vi faccio un po' di conto quello che ho detto a Ortisella, perché dovesse interessare, come tutte quante le mie cose, anche quella di questa sera, il mio intervento a Ortisella la scorsa settimana, già sul mio canale di YouTube, si chiama Il dono della Divina Volontà, e lo vedete, insomma, perché è abbastanza recente. In sintesi ho spiegato, quello che Gesù rivela è: uno, la volontà di Dio è un immenso serbatoio, fonte infinita e inesauribile di amore per tutti noi. La volontà di Dio dentro la Trinità è il motore che muove l'essenza divina, che è l'amore, e che muove tutto ciò che Dio fa fuori di sé. Ma Dio, essendo amore, nulla di quello che fa è altro che amore. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che è un'altra delle cose che Gesù approfondisce in questi scritti, è la perfezione assoluta e l'amore assoluto con cui Dio ha creato l'universo e l'uomo, i nostri progenitori. Questa è una cosa di cui parla molto Gesù. E quindi tutto quanto il male che noi vediamo esistente nel mondo dipende solo ed esclusivamente dal fatto di essere usciti dalla volontà di Dio e di aver dato vita alla volontà umana. Anche su questo ci siamo molto dilungati raccontando tante cose. La terza cosa, un primo approccio, diciamo. Che cos'è la volontà di Dio? Gesù nel Vangelo di oggi dice: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ma i comandamenti, quando si comincia a comprendere il mistero della volontà di Dio, non sono un peso, un limite, un'imposizione che ci viene dall'alto sulle nostre spalle, quindi una serie di precetti, di cose, dicerà: mo se mi avvicino alla Chiesa, questo non lo posso fare più, quest'altro non lo posso fare più, quest'altro non... che brutta vita. No! Questo è purtroppo quello che molti pensano, quello che, su cui il diavolo pompa, specialmente tra i giovani spariscono tutti quanti dalla circolazione perché per loro c'è l'equazione. Se io rimango in chiesa, adesso non posso usare lo stesso linguaggio che usano i giovani, insomma, no? Che pizza, che barba, brutta vita. Se io invece me ne vado, come figlio codico, ah, adesso sì, posso fare come mi pare, insomma, adesso sì che mi posso divertire. Questo lo pensano i giovani, però dobbiamo fare attenzione. Io sono giovane, sono giovanissimo, più giovane di me, però si potrebbe pensare anche ad età un pochino più matura, perché questa purtroppo è una canzone che il diavolo canta da quando l'uomo è stato creato, capite? Fondamentalmente è: se tu fai quello che ti pare, sarai felice. Se tu ti metti a fare quello che Dio vuole, farai una vita triste. Che vuota vita, che vita vuota. Ricordate Sandra Mondaini, vedete Casa Venema. Che noia, che barba, quindi è un'immagine proprio del cristianesimo brutto, quindi della persona un po' mezza, lo vedremo questa sera, no? Gesù parlerà questa sera, fa l'omelia, lo fa lui stesso, dell'episodio evangelico della donna curva, un passo fondamentale, lo sentiremo dalle parole sue. Cioè, dove hai pensato? La donna curva, e Gesù che la attrezza, chi è la donna curva? Vedremo come si spiega che la donna curva, quindi la persona che viene tutta rintorpidita, mogia, triste, sempre scontenta, depressa, oggi si dice, è esattamente la persona che vive di volontà umana. Quella è proprio l'immagine della vita orrida, brutta, grigia, piatta, noiosa, triste, deprimente. Quindi questo è un altro punto che abbiamo sottolineato la volta scorsa.
e ci siamo un pochino introdotti, quindi quando si entra nella volontà di Dio, sapete che i comandamenti demarcano la linea di confine tra il lecito e l'illecito, tra ciò che è peccato, come la Chiesa ci insegna, e ciò che non è peccato. Ma dentro l'ambito del lecito, poi abbiamo dei mari da navigare. C'è il lecito, ma c'è anche il buono, poi c'è il migliore, poi c'è l'ottimo. Vi ricordate la parabola del seminatore, no? 30, 60, 100, no? O la parabola dei talenti, 5, 2, 1, 10, 4, sarebbero dovuto essere 2 mine riporta 1, o la parabola delle mine, una mina a ciascuno, chi gliene riporta 10, chi gliene riporta 5, chi gliene riporta 1, quindi quanto si investe poi, quindi quanto uno ci crede, che più si avvicina perfettamente a quello che Dio vuole, più sarà felice. Questo è un nostro investimento. Non c'è stato tempo la volta scorsa di approfondire, vediamo che non sia passato troppo tempo, qui non riesco a prendere i dati. Voi alzatevi la mano, perché purtroppo non ho messo, quando non ce la fate più alzate la mano, e la bandiera bianca con SOS, cercherò di essere più breve possibile. Non ho avuto tempo di approfondire tre punti fondamentali, che sono questi. Uno, l'abbiamo soltanto accennato, perché una cara figliola ha fatto una bellissima domanda al termine dell'incontro. Dice: ma cominciando a vivere nella divina volontà, cambia di passo, di qualità la vita di preghiera? Bravo, si comincia ad avere un rapporto profondo e personale con Gesù, come forse non si è avuto mai. Abbiamo anche parlato di questo. Molte preghiere che si fanno e forse non si è mai pregato. Sapete com'è una spia? Abbiamo fatto adesso l'adorazione prima di questo momento, no? Come mi sento io dinanzi a Gesù Eucaristia? Come sto? Cioè, sinceramente, non so che dirgli, non so che fare, non so, mi devo mettere qualche preghiera, devo recitare qualche cosa, perché se no mi sembra che il tempo non passa mai, oppure facilmente riesco a entrare in dialogo, in contatto con lui, a parlargli delle mie cose, a fare un po' di preghiera profonda, a percepire l'amore di Gesù, a ricambiare l'amore di Gesù, eccetera, eccetera. Questo è qualche cosa che vivendo nel mio volere accade. Tre punti mi rimanevano, diciamo così, possibilità da approfondire, che sono proprio alcune delle peculiarità di questa vita. Il primo punto si può riassumere in questo modo, no? Che è: perché e per chi io faccio tante cose? Perché vedete, anche quando noi ci mettiamo dentro l'ambito del bene, quindi più o meno la nostra coscienza comincia a dire: non faccio niente di male, più o meno faccio il bravo ragazzo, ma veramente noi perché facciamo il bene? E per chi facciamo il bene? Di questo Gesù qui non ne parla nel Vangelo, no? Tenete presente che tutte le cose che Gesù qui approfondisce non sono altro che approfondimenti molto molto dettagliati, molto articolati di ciò che già il Vangelo insegna. Vi ricordate quando dice: guardatevi dal praticare le vostre opere davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti, conosciamo bene il Vangelo, non riceverete ricompensa da parte del Padre. Che significa? Significa che io posso fare una cosa buona, io sono un prete, posso anche celebrare la messa o fare una confessione, saranno cose buone o cose cattive, in se stesse sono cose buone, ma dipende da come le faccio, giusto? Secondo voi, se io celebro la messa con l'occhio all'orologio, dove il mio primo pensiero, che lo vedo soltanto io e il Padre Eterno, è sbrigarmi e fare il più presto possibile, Dio cosa pensa di una messa non celebrata? Domanda. Parlo degli affari miei, così nessuno si sente colpito. Se io lo stesso ascolto una confessione e ma questo quanto ci mette, e comincio a fare così interiormente, secondo voi Dio che pensa? Ho fatto bene quella confessione, diciamo,
andare in confessionale è una cosa buona o una cosa cattiva? Una cosa buona, credo, no? Celebrare la messa è una cosa buona o una cosa cattiva? È una cosa buona. Ma come la faccio? Perché lo faccio? E soprattutto nella messa che celebro, parlo degli affari miei, no? Io sto lì con il cuore, con la mente, cercando per quanto possibile di essere presente, consapevole. La messa è il massimo atto di gloria a Dio che si possa dare. Conoscete tutti quanti, credo, il Padre Pio, d'accordo? Padre Pio diceva che se Dio volesse inventarsi una cosa più grande della messa per dargli la massima gloria possibile, non potrebbe. Non si può, perché se l'ha inventata troppo grossa, è la cosa più grande che potrebbe fare, d'accordo? Da un punto di vista oggettivo, solo che poi bisogna vedere da un punto di vista soggettivo, io quando sto lì sopra a chi sto a pensare, capite? Perché non vi scandalizza, questo può succedere a chiunque, capite? Posso stare lì con la testa per aria, d'accordo? Quindi non attento, senza un briciolo d'amore, senza un briciolo di devozione. Magari se faccio attenzione i fedeli non se ne accorgono. Ma secondo voi Gesù se ne accorge oppure no? Ecco, allora, dentro la divina volontà, adesso poi leggerò un brano, si comincia a vivere una cosa bellissima, sotto gli occhi di Dio, che sono gli unici importanti, non sotto gli occhi delle persone. Allora, pensiamo, quando facciamo qualcosa di buono, pensiamo anche della moglie e marito, adesso faccio qualche esempio per fare un po' passiamo dall'altra sponda che non ho fatto gli affari miei. Una moglie prepara una cosa buona al marito, una cosa che gli piace tanto, e lui risponde: beh, oggi volevo mangiare un'altra cosa, che è sta roba? Accoltellata al cuore. È chiaro che è una cosa che fa male. Ma tu, quell'atto d'amore verso tuo marito, certamente anche diretto verso tuo marito, se tu lo fai, perché ami tuo marito? Ecco perché è importante sposarsi in chiesa. Perché tu il giorno che ti avrai di buono, hai promesso a Dio di amare tuo marito. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Quindi se tu ami tuo marito, anche attraverso un gesto così semplice, tu stai sicuramente facendo la volontà di Dio. Gesù è contentissimo di quella cosa che hai fatto. E se tuo marito fa il cafone, quindi l'abitante di Cafonia sarebbe, non è un'offesa, ti risponde malamente, quindi anziché dirti grazie ti fa uno sgarbo, certo, nessuno di noi, c'era un mio amico romano di Roma che diceva: io non sono mica fatto da linoleum, diceva proprio così, non so se capite, il linoleum sarebbe quella sostanza impermeabilizzata, però storpiata e romanaccio, da linoleum, capite? Quindi uno sente la ferita, però non gli tira un piatto dietro, insomma, certo, non gli prende il piatto, non esce in testa, perché, capite? Ma prende quella cosa, io l'ho fatto per amore di Gesù. Mio marito non ha apprezzato, ma Gesù sì, quindi quell'atto di amore rimane. E anche se sento una ferita, perdono, che vede che significa vivere nella divina volontà oppure no. È chiaro che se io rimango sul piano umano, c'è pure il pericolo, se mi girano un pochino, veramente il piatto per lo lascio in testa. Se tu vivo magari con tanto amore, vado a pensare una cosa perché tu non la gradisci, reagisco in questo modo. Questo è umano, no? Ecco. Quindi approfondire questo punto. E poi, due punti molto particolari, con uno ci siamo introdotti, quindi che cos'è l'atto di fusione, cosa significa fondersi nella volontà di Dio. E poi un'altra cosa un po' particolare, che se mi viene la voglia di leggere questi scritti, e lì non si capisce niente, perché lui si comincia a parlare, dice: ho fatto un giro nella divina volontà. Un giro, parla di giro. Vedo qualche giovane qui, non troppo, no? Ma sapete, quando eravamo, io sono ancora giovane, ma quando ero un po' più giovane, dice, che fai? Esco, dove vai? In giro, e rispondevo, d'accordo? In giro significa che uno prendeva la moto oppure la macchina e andava a farsi un giro, d'accordo? Un giro per dove? Per la città dove abito, ma insomma, quello che c'era in cittadina di
di pianura vicino al mare, mi dava, vado a fare un giro, ecco. Luisa girava nella divina volontà, e lui dice tante volte, il primo volta le giuste cose, dico, questo che dice? Che significa il giro nella divina volontà? Cioè, che famiglia, ma che bisogna fare? Insomma, ecco, quindi c'è qualcosa, quindi è un modo particolare, molto bello di pregare, però è una cosa un po' particolare, quindi uno deve capire, è bellissimo farlo. Uscita questa sera, se riesco, se si spiega tre parole, potete farlo tutti quanti, già domani mattina o anche stasera stessa. Però bisogna un attimo capire che cos'è. Allora, onde non chiacchierare troppo io, mi aiuto questa sera con un brano molto bello del volume 19, non lo leggo tutto quanto, chiaramente, 9 aprile del 1927. Tenete presente che questi scritti sono stati realizzati dagli ultimi anni del 1800 fino al 1938, quindi esattamente circa, non esattamente, ma circa 40 anni, sempre questo numero, sapete, 40 è un numero sacro, un numero molto importante, 40 anni, Israele con il deserto, 40 giorni di tentazione di Gesù nel deserto, no? La Quaresima sono 40 giorni, ecco, tutti quanti sanno che per chi ci crede l'apparizione di Medjugorje sono cominciate nell'81, l'anno prossimo sarà il 40° anno, quindi ci saranno fermi di attese, perché nei 40° anni è un numero molto importante dal punto di vista biblico, no? Allora, Luisa a un certo punto, Gesù cerca di fargli capire la differenza che c'è tra il fare soltanto per quanto si riesce la divina volontà e viverci dentro, e dice queste cose. Adesso comincio a leggere. Il mio dolce Gesù dice tante cose grandi, mirabili, altissime, meravigliose della volontà di Dio, eppure a me sembra che le creature non hanno quel concetto che essa merita, né quell'impressione grande delle meraviglie che in essa ci sono, anzi pare che la mettono alla pari delle virtù, o forse ci tengono più ad esse che alla santissima volontà di Dio. E il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, vuoi sapere il perché? Perché non hanno il palato truncato e sono abituati ai cibi ordinari di questo basso mondo e non ai cibi celesti e divini, qual è il mio volere. Questo cibo celeste è gustato solo da chi, la terra, le cose, le stesse persone, sono tenute da lei come non nulla, oppure, attenzione a questa espressione, tutte in ordine a Dio. Le virtù che si possono praticare sulla terra, ecco il commento che Gesù fa alle parole che dice nel Vangelo, di rado sono escluse da fini umani, da stima propria, da propria gloria, amore di comparire e di piacere alle persone. E tutti questi fini sono come tanti gusti al palato ordinario dell'anima, e molte volte si opera più per questi gusti che per il bene che contiene la virtù. Abbiamo capito bene cosa dice Gesù, no? Gli esempi classici che fa nel Vangelo: il digiuno è una cosa grande, secondo me è una bella opera di penitenza, però ricordate cosa Gesù dice: quando tu fai il digiuno, lavati la faccia con il profumo del volto, non fare che vai in giro con il muso, c'ha la fame, capito? Che tutti dicono, perché c'è la fame? Sto a fare il digiuno, è finito, capito? Oggi nel nostro contesto, che non è tanto religioso, non ti dicono che sei santo, ma ti dicono che sei scemo per fare questo, però ai tempi di Gesù il contesto era un pochino differente, quindi chi, come dire, era ritenuto santo era un grande, capito? Quando uno fa le mosse, cioè non suonare la tromba, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, le lemosine non 2 euro, capite, al poveretto che incontriamo per strada, anche quella è lemosina importante, ma le lemosine, quelle belle, quelle che ce le ricordiamo, insomma, ce le ricordiamo io e il nostro Signore. In tutto quello che noi facciamo, no? Pensiamo
Io posso fare qualunque cosa, anche la più santa, anche l'amministrazione dei sacramenti, per piacere o per compiacere gli uomini, quindi per fare piacere a loro, non per fare piacere a Gesù, per essere visto o ammirato da loro, non per essere visto e ammirato dal Signore. E quando noi agiamo in questo modo, la nostra volontà umana sporca, diciamo così, abbrutisce, impoverisce anche il bene che facciamo. E non soltanto lo rende più brutto agli occhi di Dio, ma lo rende più brutto anche davanti agli occhi degli uomini, perché noi le percepiamo le cose. Adesso io vi parlo da parroco, qui sicuramente in questa parrocchia non succede niente di tutto questo, d'accordo? Non succede niente, neanche nella mia, ma parlo in generale di alcune cose che possono succedere. Pensiamo a tutte quante le persone che operano in parrocchia, perché c'è il sacrestano, cioè quello addetto ai fiori, addetto alle pulizie, chi legge, chi assiste all'altare, chi fa tutte queste cose qui, no? Vi è mai capitato, come tutta l'altra la vostra vita, non so, di percepire quando vedete qualche persona che sta facendo qualcosa di questo genere, che, come dire, ci tiene come se fosse una sua piccola parte di regno? Questa è roba mia, guai chi non tocca. Cioè, perché si vede che in quella cosa sta cercando una sorta di propria autocompiacenza o autorealizzazione, d'accordo? O, come dire, sfogo di qualche frustrazione, che siccome io mi sento un fallito, devo trovarmi il mio ambito in cui mi sento utile, importante. Guardate, queste cose sono cose molto profonde dal punto di vista anche psicologico. Quando qualcuno fa qualcosa per questo motivo, noi lo percepiamo, non dobbiamo mai giudicare, quindi subito dobbiamo dire via, d'accordo, perché ho detto non giudicate le intenzioni, però per quanto ci sforziamo di non giudicare, noi ce ne accorgiamo quando una persona fa così, è vero o non è vero? Allora, questa cosa è bella o non è bella? Cioè, è chiaro che torniamo all'esempio di prima, è una cosa di per sé bella, cioè fare un ministero ecclesiale, dare una mano in parrocchia è una cosa bella, ma bisogna vedere anche qui come la fai, capite? E per mettere alla prova queste cose qui, si fa subito, si fa, basta per esempio che il parroco affianca una persona, un altro, questo, fatto questo si vede subito con che spirito stava facendo una cosa, perché se quell'altro cerca subito di farlo fuori, di non fargli fare nulla, niente, eccetera, eccetera, si vede che stava facendo una cosa con spirito non buono, capite? Allora, quando si comincia a vivere nella divina volontà, queste cose piano piano si cominciano a interiorizzare. Guardate che sono cose molto importanti e molto profonde, a cui dobbiamo farci attenti però, perché diceva Sant'Alfonso, già lo dicevano i santi, che non basta fare il bene, ma bisogna farlo bene, perché il bene fatto male è male, non è bene. Quindi non basta dire non faccio niente di male, ma faccio bene il bene che faccio. Questa è una delle prime cose su cui Gesù ci rende sensibili. Sentite come prosegue il brano, no? La mia volontà, la prima cosa che fa è atterrare la volontà umana, la terra. E non tollera nessun fine che dia di umano. Essa è di cielo e vuole mettere nell'anima ciò che è divino e al cielo appartiene. Sicché, guardate che belle queste espressioni, il proprio io resta digiuno e si sente morire, onde sentendosi morire, perdendo la speranza che nessun altro cibo le resta, si decide di prendere il cibo della mia volontà, e come lo prende, essendo il suo palato purgato, allora sente il gusto del cibo della mia volontà, ed è tanto che non lo cambierebbe a costo della propria vita. Per fare qualche esperimento, capite? Cioè, questo significa non avere, per esempio, nessun attaccamento a nessuna delle cose che facciamo. Cioè, io adesso sono, per grazia di Dio, felice di esserlo, sacerdote. Ma se il nostro Signore domani mi sollevasse dall'incarico, puffere, arriva una bella cosa, da domani non fa più il prete, fai altro, come reagisco?
Dico, se stai nella divina volontà, come se niente fosse, c'è da fare altro e non ci sarà supero, se fa altro. Quanto mi resta da campare? Una settimana, un mese, un anno, 10 anni o 30 anni? Io vorrei poco, ma temo che sia molto. Essendo molto, pazienza, capite? Cioè, quindi viene quella che anche i classici chiamavano la santa indifferenza. È stato un mio caro amico, che è un altro grande esperto di divina volontà, insieme a Don Pier Paolo e molti altri, che è Padre Pio Maria Ciampi, che dice una cosa molto importante, ve la ripeto anche a voi, dice: come faccio a sapere se quello che sto vivendo e sto facendo è volontà di Dio? C'è una tecnica infallibile. Dice: se Dio ti chiedesse di smettere di farlo e di fare l'opposto di quello che farebbe, tu lo faresti? Subito, senza recriminare. Capite? Esempi di questa cosa nella Sacra Scrittura, esempi grossi, eh? Ricordate, conoscete la storia di Abramo, personaggio biblico, il sacrificio di Isacco. Gli chiede il suo figlio, il suo unico figlio, il figlio della promessa, una donna anziana, me lo devi dare. E Abramo era pronto, ricordate il quadro del Caravaggio, col coltello in mano, a fare una cosa assurda. Dio dice: fermo, basta. Ma voi pensate che Isacco, dopo questa esperienza, era come Isacco prima? No, era sempre Isacco, e quello era sempre Abramo. Ma il modo con cui Abramo e Isacco era un'altra cosa, perché non c'era più nessun attaccamento. Io amo Isacco, mi prendo tutto l'amore di Isacco, ma Isacco è di Dio. Se Dio me lo dà, bene, e se Dio me lo toglie, amen. Voi capite cosa significa? Cioè, io parlo con questi motivati intelligenti, la perdita di una persona cara, la malattia, capite che abisso che c'è tra vivere una cosa nella volontà di Dio e fuori della volontà di Dio. Io faccio una piccola parentesi, esco un pochino fuori di campo. Io sono diventato sacerdote, per chi non mi conosce, io non pensavo di diventare sacerdote. Io sono stato fidanzato per anni 7 della mia esistenza, dai 17 ai 24, e sono diventato prete perché il nostro Signore, che fa delle cose un po' particolari, si è preso il mio migliore amico all'età di 23 anni, dopo un anno di via crucis per un tumore. Ma io ho visto in questo mio amico una trasformazione tale, un eroismo, una santità tale nel suo vivere la malattia, che sono rimasto con due occhi così, perché io non avevo neanche la più pallida idea di cosa significasse, capire, avere un pochino di fede. Era stato abituato a tante cose, era andato al catechismo, però, capite? E io quando ho visto quella cosa, se questo significa avere fede e fare la volontà di Dio, cioè che un ragazzo di 23 anni soffre le vene dell'inferno, un infarto leucemico non ci sa certo di l'hanno fatta da passare tutti i colori, io ho visto, ne ho visto di tutti i colori prima. E prima di morire dice: ma io avevo chiesto a Gesù che mi guarisse, ma Gesù non mi guarisce. Tu non ti preoccupare, io sono pronto, dobbiamo fare la volontà di Dio, ricordati che c'è un altro figlio. Io lo sentivo orecchie mie stesse, no, da una persona che per una vita giochi su giochi, vinci, imbrogli, ping pong, biliardo, scacchi, gire scolastiche, al banco della scuola, risate che ci siamo fatti al liceo, cioè sentire parlare una persona in questo modo, e poi vedere che la morte ci dava veramente, è morto il giorno del suo compleanno, il 3 maggio del 1993, nato il 3 maggio del 1970. È tanta roba, ecco, quindi, ma vivere nella divina è un abisso, capite? E c'erano dei ragazzi come lui, questo è un fuori programma, però mi è venuto, quindi ho imparato che quando mi vengono queste cose le devo dire. E immaginate un ragazzo di 22 anni che gli prende una cosa del genere, che cosa dovrebbe dire? Umanamente parlando, e tutti lo capiremmo, signore mio, io sicuro accettando, dico, ma tra tanti cristiani del mondo sta cosa doveva venire proprio a me, sarebbe normale dire una cosa di questo genere. Ma voi sapete cosa mi ha detto il mio Francesco? Un giorno ero uscito dall'ospedale, stavo un po' meglio,
andiamo a farci la nostra solita partitina a biliardo, che eravamo bravi tutti e due quando eravamo giovani. Usciamo, mi ricordo dove fossi stati in età, mi si avvicina e fa: Leonardo, ti devo dire una cosa. Io non sapevo neanche cosa fosse la sofferenza prima che mi capitasse quello che mi è capitato. Adesso lo so. Quando vedo quel lago 19, perché quando uno c'ha quel tipo di mare, a ogni fine di chemioterapia ti fanno una bella puntura con un lago rosso così spinale, detto, quando entra quel lago dentro la spina dorsale, conti le stelle tutte quante le galassie esistenti. Quindi adesso non so cos'è la sofferenza. Però lo sai che ti dico? Se doveva proprio capitare a qualcuno, è meglio che è capitato a me. Così si era risparmiato un altro nostro amico. Se mi metto a parlare di questo finiamo tutto quanto il tempo, no? Però capite che abisso che ci sta, perché poi la prova del 9 viene sempre quando arriva la croce, quando arriva la morte, lì cadono tutte quante le maschere, lì si vede se tu avevi la fede o, fatto tante catechesi su questo, l'illusione della fede, d'accordo? O la fede per tradizione imparata, come dire, tramandata, che per carità meglio quella che niente, che di questi tempi ci accontentiamo di tutti, però non ti dà la forza di vivere una vita capace anche di affrontare queste cose, no? Vado un pochino più oltre. La differenza che passa tra chi si fa dominare dalla volontà di Dio e chi si fa dominare dalla volontà umana. Sentite che belle parole che dice Gesù. Allora, vedevo innanzi a me una persona curva, ve l'ho detto prima, la donna curva, la fronte toccava le ginocchia, coperta da un velo nero, involta in una nebbia fitta che le impediva di vedere la luce. Poveretta, sembrava ubriaca e barcollante, cadeva ora a destra e ora a sinistra, faceva veramente pietà. Ora, mentre ciò vedevo, il mio dolce Gesù si mosse nel mio interno, dicendo: figlia mia, questa è l'immagine di chi si fa dominare dalla propria volontà. Il volere umano incurva tanto l'anima che è costretta a guardare sempre la terra. Sicché guardando la terra, questa conosce e questa ama. Come si vede una persona flava? Sapete che c'è una malattia peggio del coronavirus, peggio, perché è una malattia cronica e degenerativa, si chiama lamentosi, la conoscete? Lamentosi, conoscete? È la donna curva, quelli stanno sempre a lamentarsi di tutto e di tutti, a brontolare la mattina e la sera, non sono mai contenti di niente, non ha detto niente. E possibilmente si unisce a questo una dose di carico di, perché se mi devo lamentare devo anche possibilmente sparlare di tutto e di tutti. Come campa una persona così? Conoscete qualcuno che sta così avvelenato la mattina e la sera? Cioè, è proprio una vita brutta, no? Guardare la terra, guardare sempre la propria panza. Si sono altre parti, capite? Chi vede volontà umana pensa solo a sé, pensa: mi conviene, mi interessa, mi piace, non mi piace. Non sono discorsi campanilari, Gesù usa questi termini tecnici, però io li faccio sempre scendere, cioè li dobbiamo far scendere nel nostro concreto, no? Questa conoscenza e questo amore alla terra formano tante esalazioni e formano quella nebbia fitta e nera che tutta la involge e le toglie la vista del cielo e la bella luce della vita eterna. Perciò la dote della ragione umana resta ubriaca delle cose della terra. Altre immagini di questo sono quelli che stanno sempre a pensare ai soldi, dalla mattina alla sera e pure la notte, compresi i giorni festivi e le ferie, Natale e Pasqua, adesso di questi tempi. E quindi non ha il passo fermo, il barcone a destra e a sinistra, e più si involge nelle tenebre fisse che la circondano. Perciò non c'è sventura più grande di un'anima che si fa dominare dalla mia volontà, dalla umana volontà, dalla sua volontà.
Sono gradevoli le persone che vivono in questo modo, è bello starci vicino alle persone che vivono in questo modo. Noi ci stiamo vicino, per carità, dobbiamo essere accoglienti, misericordiosi, dobbiamo amarle più degli altri, perché poverine soffrono tanto, ma è piacevole e gradevole stare vicino a una persona che canta così. Allora, dobbiamo sempre dire la verità, le bugie non si possono dire mai per nessun motivo. Invece, attenzione, la mia volontà contiene la potenza creatrice, quindi crea nell'anima la forza, la grazia, la luce e la stessa bellezza contro quale che le cose sue si facciano dall'anima. Onde l'anima sente in sé una forza divina come se fosse sua, una grazia sufficiente per il bene che deve fare, per una pena che le tocca soffrire, una luce che come connaturalmente le fa vedere il bene che fa e allettata dalla bellezza dell'opera divina che le compie, gioisce e fa festa, perché le opere che compie la mia volontà nell'anima hanno l'impronta della gioia perenne. In noi, prosegue, non esiste l'infelicità nel dolore, in Dio questo non c'è. Quindi se noi siamo infelici, siamo in comunione con Dio? Sì o no? Se siamo felici? No. Bestemmia, eh? Attenzione che le bestemmie non sono quelle soltanto degli scaricatori di porto. Dio è sommamente felice, in lui non esiste infelicità. Volete, come faccio a incontrare una persona che vive nella divina volontà? Hai sentito Gesù? Emana una luce, sta sempre serena, sta sempre gioiosa e si percepisce che c'è davanti a te una persona felice. Quella è una persona che sicuramente sta camminata nella via della divina volontà, 100%. Al contrario, sicuramente, non ancora, senza giudizia, veramente, perché sono da compassionare in senso positivo le persone che conoscono questo. Vedete che bello? In noi non esiste l'infelicità né il dolore. Se esse sentono l'infelicità, le creature, è perché lasciano la volontà divina e si chiudono nel piccolo campo della volontà umana. Perciò, come ritornano nel supremo volere, cominciano a viverci. Trovano le gioie, la felicità, la potenza, la forza, la luce, la bellezza. E facendole proprie, sentono in loro una sostanza divina connaturale che giunge a darle gioia e felicità nello stesso dolore. Perciò tra l'anima e noi è sempre festa. Tra l'anima e noi è la Santissima Trinità. Festa continua con il Signore. Bella la vita così, no? Avete mai fatto festa con il Signore nel vostro cuore? È bello. Scherziamo. Ci scherzate con Gesù? Guardate che Gesù scherza, eh? Lo dice tante volte in altri scritti, eh? L'ha scritto qui. Scherziamo. Gesù scherza. Gesù gioca, abbiamo visto a Ortisei. Scherziamo e ci deliziamo insieme. Invece nella volontà umana tutto questo non c'è. Volendo esercitare le virtù non può creare la pazienza, l'umiltà, l'obbedienza. Perciò si sente lo stento, la fatica per poter praticare una virtù. Le manca la forza divina che le sostiene, la potenza che dice che l'alimenta e dà la vita. E quindi si vede, ecco qua altre immagini di chi viene di volontà umana, l'incostanza e passano con facilità dalle virtù ai vizi, dalla preghiera alla dissipazione, dalla chiesa ai divertimenti, dalla pazienza all'impazienza, e tutto questo miscuglio di bene e di male produce l'infelicità nella creatura. Solo un cenno, perché purtroppo Francesco ci ha portato via un pochino di tempo, ma è tempo santo. Cosa significa girare nella divina volontà e fondersi nella divina volontà? Questo brano conclude con Gesù che gli dice queste cose a Luisa. Perciò, figlia mia, ogni qualvolta ti fondi nella mia volontà e giri per tutte le cose create per suggellarmi il tuo amore, la tua gloria, la tua adorazione su ciascuna cosa che ho creato per felicitarti, mi sento rinnovare la felicità, la gloria, come nell'atto quando uscimmo fuori tutta la creazione. Allora, fondersi cambia anche la volta scorsa, non so se li ha portati anche questa sera, ho detto già di sì,
è un atto particolare, come si fa in forma estesa, come quello che ho fatto all'inizio di questo incontro, e che cerca di trovare un'unione talmente grande con la Divina Volontà per fare in modo che essa entri in noi e cominci ad operare in noi e a farci sentire questa aria divina. È un atto che misteriosamente, perché non ne abbiamo subito la coscienza, ma realmente ogni volta che noi lo facciamo, dobbiamo immaginarci un pochino così, la nostra volontà umana prende una sveglia, un pugno, e si indebolisce un po', e la vita della volontà divina comincia a attecchire un pochino nella nostra anima. Queste non sono operazioni fulmine istantanee che si fanno in un istante. Capite che dovete immaginare come un diagramma, no? Dove c'è l'inversamente proporzionale: più volontà divina c'è in me e meno volontà umana c'è in me, più volontà umana c'è in me e meno volontà divina c'è in me. E questo si capisce anche dal termometro, abbiamo capito, della felicità, della serenità, della gioia, della pace. Meno queste cose ci stanno, meno sto nella volontà divina. E quindi, oltre a tutto quanto l'impegno per fare la volontà divina, fare, cercare questa fusione con essa significa dire: guarda, vieni, aiutami, atterra la mia volontà umana e fammi vivere sempre più di te. Detto proprio in due parole. Poi chiudo con alcuni spot pubblicitari, me lo consentite, sconsigli per gli acquisti al termine per chi volesse approfondire. E gira, ho accennato prima. Allora, si prende la moto e si va a fare un giro. Dove si trova la Divina Volontà, secondo me? Dopo, qui dentro è pieno di volontà divina. Se uscite fuori è pieno di volontà divina. Se trovate a casa è pieno di volontà divina. Cosa dice Leonardo? Non ha né cenato né bevuto, quindi sto ancora in perfetta condizione, ecco, quindi riposato. Allora, ogni atto che noi vediamo, ogni forma di essere, anche questo banco che sta qui, è un atto della Divina Volontà. In che senso? Questo banco è fatto di legno, giusto? Il legno viene dagli alberi, giusto? E gli alberi chi li ha creati? Mica voi penserete che quello che vediamo viene da caso. Sapete che caso è l'anagramma del caos, d'accordo? Il caso è la risposta che danno gli stupidi a quello che non sanno comprendere. Capite? Io, quando mi dicono che le cose vengono dal caos, prendo i miei giovanotti del catechismo, vi faccio vedere il mio bell'iPhone, che lo sono tutti quanti innamorati, dico le cose vengono dal caso, pure questo viene dal caso. Questo è fatto da solo, questo qui. Questo è... metti un po' di cose insieme e esce fuori un iPhone. Fallo, vedi un po' se sei capace. Pavarlo te lo doppio, ti piace tanto, ma viene dal caso. Fallo, assembla qualcosa, metti via un po' le terre, mettete qualcosa, fallo dal caso e fallo funzionare così come funziona. Dietro una cosa di questo genere sono fior di intelligenze, capite, capite? E dietro l'atomo della sostanza legno, secondo voi chi c'è? C'è Dio. Dio ce l'abbiamo sempre dietro, perché è il mio corpo umano, nella mia anima. Cioè, in questo braccio che adesso sto muovendo, d'accordo? Questo braccio che sto muovendo, noi non ci pensiamo. Quando si comincia a vivere nella Divina Volontà, si comincia a essere attenti a tante cose che non ci pensiamo mai. Ma questa cosa qui, questo è un miracolo, questo qua, capite? Perché per fare questa cosa qui, la mia volontà di volerlo fare, ma poi c'è bisogno, fino a quando sto, che il cervello azioni certi nervi, d'accordo? Che i nervi azionano certe articolazioni, e che io muova tutta quanto una serie determinata di muscoli per fare questo gesto. Allora, è bellissimo quando uno si muove cominciare a percepire il proprio movimento e ringraziare Dio di fede. Mi ha dato un corpo bellissimo, posso muovere. Ho citato Francesco, adesso mi torna in mente un altro episodio che io ho vissuto. Quando vedi questo mio povero amico disteso sul letto, c'aveva un catetere grosso così qui per fargli 30.000 flebo, che faceva paura, e poverino c'era anche il catetere nelle vie urinarie perché non poteva muoversi.
Io allora non sapevo niente di queste cose qui, ma vi assicuro che una mattina mi sono svegliato e ho detto al Signore: scusatemi, perché è una cosa un po' prosaica, ti ringrazio Signore che posso andare al bagno con le mie gambe. Che mica una cosa tanto scontata questa qui. Ecco, ci danno le opere della divina volontà. Quindi, tu guardi il sole, guardi un albero, guardi un fiore, qui beati voi che state qui, non so chi è turista, io, cioè tutta la santa invidia per chi ci abita da queste parti, io mi trasferirei stasera stessa, non guardi più, d'accordo? Perché qui si sta continuamente immersi, perché poi quando si sta proprio a contatto con quella che chiamiamo la natura, lì si proprio avvolti proprio, se uno si fa attento da Dio e dalle sue opere, ma pensate tutta quanta la sterminata varietà degli esserini, i tipi di erbe, gli steli, i fiori che ci sono in giro, le specie degli alberi, quelle sono tutte opere della mia volontà. Allora cosa significa girare? Significa che io faccio le stesse cose che fanno gli altri, perché gli altri li vedono tutti, d'accordo? Ma chi dice grazie Signore per aver creato quest'albero, io riconosco quest'albero un atto d'amore per me da parte tua, e lo ricambio, ti dico grazie e ti dico ti amo perché hai creato quest'albero per me. E lo faccio anche per tutti quelli che non t'hanno mai ringraziato e che non t'hanno fatto neanche un atto d'amore per questa cosa bella che hai fatto per loro. Ecco, questo è un giro. Al posto dell'albero metterci il sole, le stelle, la luna, il mare, i monti, i fiori, il vostro corpo, le cose buone della maggior parte che volete. E questo è un giro della divina volontà. Credo di essere andato ampiamente fuori dal tempo massimo, per cui mi fermerei qui. Consigli per gli acquisti. Chi volesse approfondire queste cose, io ho un canale YouTube, bisogna essere un pochino purtroppo tecnologizzati, perché ho parlato molto di queste cose, ma in generale sul dono della Divina Volontà c'è una playlist con un ciclo di catechesi che si chiama il dono della Divina Volontà. Se uno vuole approfondire che cosa è il capolavoro che aveva fatto Gesù e Dio nella creazione e come era la vita di Adamo prima del peccato originale di cui Gesù parla qui, cosa stupenda, c'è un altro ciclo di catechesi che si chiama Adamo e la vita nella divina volontà. Se uno vuole approfondire il tema della fusione con la volontà divina, c'è un ciclo di catechesi che si chiama Fondersi nella divina volontà, e se uno vuole approfondire i giri, c'è un ciclo di catechesi che è ancora aperto, quindi lo sto ancora continuando, adesso prenderà a settembre, che si chiama Girare nella divina volontà. Ci sono già 6-7 catechesi fatte, ma altre se di cuore le faremo. E poi per chi vuole, come dire, avere una lettura meditata degli scritti, ci saranno già circa 800-900 meditazioni sui passi di Libro di Cielo, perché cominciamo dal primo volume, ogni mattina ne leggo un brano e lo medito ad alta voce per tutti coloro che interessa, insomma. Quindi se voleste approfondire, questo è il mio piccolo contributo. Ci sono anche tantissimi altri sacerdoti molto più bravi di me che parlano di questa cosa e che vi possono aiutare a entrare in questo mondo di cielo. Basta, mi fermerei qui. Se avete qualche domanda.